Buonasera. Questo è un musical. Questo musical è stato rappresentato dal gruppo Giovani della Cattedrale. Abbiamo cercato tutti di cogliere con entusiasmo e grinta il clamoroso messaggio del canto di Natale di Dickens, che alla fine dell'Ottocento scatenò molto fervore tra la gente locale e non trovò alcun ostacolo nella strada del successo. Mossi dalla tenace voglia di stare insieme, di divertirci, di asciugare le lacrime del compagno quando momenti di debolezza hanno preso il sopravvento, ci siamo impegnati nel riproporvi quel messaggio di amore e di pace che a distanza di più di un secolo è ancora ricorrente ed ha molto più bisogno di prima di essere ascoltato. A Natale le illuminazioni per la strada da sole già bastano per trasmettere gioia e allegria, ma è davvero tutto qui la magia del Natale. Gioia e allegria sono davvero le uniche cose che è possibile afferrare dal canto di Natale? Evidentemente no. Non bastano gioia e allegria a sollevare un'aria di festa. La magia inizia nel momento in cui ciascuno di noi smette di comportarsi come il vecchio Scrooge e capisce che è arrivato il momento di aprire le porte del proprio cuore. Tutti insieme ci tenevamo a dirvi che il Natale non è il panettone o l'albero illuminato, ma è condivisione, è la gioia che scaturisce dallo stare insieme, è una piccola offerta che scalda il cuore del più bisognoso, è una carezza, è l'abbraccio che non deve essere negato né al nemico e né all'amico più caro, è una parola dolce rivolta a chi sta piangendo mentre con lo sguardo chiede aiuto. Siamo solo ragazzi che ora che hanno imparato a sognare non vogliono smettere di sperare che si può essere diversi, che non è mai troppo tardi per fare del bene. Non è mai troppo tardi per cambiare, per diventare più buoni e per scrivere con i suoi comportamenti le note di un nuovo canto di Natale, forse anche più bello di quello di Dickens. Sarà stato il musical o la magia del Natale. Noi ci sentiamo già un po' più amici di prima, più responsabili e soprattutto più maturi. Alla base c'è sicuramente la consapevolezza del fatto che aver trovato un gruppo di persone con le quali crescere e confrontarsi è bellissimo. E proprio questo sta diventando una costante della nostra età della quale nessuno di noi farebbe a meno.
E voi che fate? Andate a casa, dai! Piazza, credi, con queste smancerie da bambino. Pensa piuttosto a lavorare. È finito di scrivere gli interessi di quel posto di Fabio Smith, che sono 3 giorni che ti lavori. Mamma, signora, non ti sto esagerando. Io non saprei come fare. Magari se potesse scendere con i miei, per 10-20 minuti, anche una libertà. Antonio, ai miei tempi il caminetto non si accendeva neanche con me sotto sera. E poi, non l'hai già acceso la settimana scorsa? Sì, signore, proprio tanto. Ecco, appunto, più tu usi il mio camino e più io perdo denaro. Quindi andatevi, adesso lavora, altrimenti ti ripieghi. E vedi, non sarei più il mio cartone. Cinque sterline e 2 scellini. Il 40% di interessi giornaliero fanno 15 sterline, 8 scellini, 2 penny. Molto bene, molto bene. Ben fatto, 2 sterline, 2 penny. Buongiorno zio, buon Natale! Anche voi con questo maledetto Natale! Ma cosa avete tutti con il Natale? Buongiorno madre, buongiorno signor Fred. Buongiorno, anche a te signor Fred. E tanti auguri. Lavora Fred, se no ti licenzio! E voi? Cosa siete scappare? Il tempo è denaro, cari miei! Su zio, non essere in collera! È Natale! Natale, Natale, Natale! Tutti a dire buon Natale! Lo dicevano l'anno scorso, adesso che sono più vecchi di un anno, continuano a dire ancora buon Natale. Io questa cosa proprio non la comprendo! Sai che vi dico? Sapete che vi dico? Mi piacerebbe che qualcuno, queste persone idiote che dicono buon Natale, li prendessero e le cucinassero come pranzo di Natale! Dio, il Natale è un momento speciale. Tutti sono più buoni, più felici. Mi sembra pure che le capire tutti durante l'anno. A me piace il Natale, perché mi rende felice. Sì, è vero, signor. Infatti non so già che parlo con il figlio. Senti, se aggiungi solo un'altra parola, ti vado a passare il Natale sotto i ponti, che ti vedi che belle vacanze passeranno i tuoi figli. Insomma, cosa siete venuti a fare? Siamo venuti a invitarti al pranzo di domani a casa mia. Ci sarà tutta la mia famiglia e ho pensato anche di invitare qualche amico. Sai com'è? Più si è, meglio è. Ah, il pranzo di Natale di domani. Com'è storia? Sarà un grosso tacchino. Dei buoni dolci e dell'ottimo vino, vero? Certo, zio. E io? Dovrei venire a vedere mentre mangiate un così grosso spreco di denaro. Addio, cari. Ma zio, io dovrei festeggiare con tutta la mia famiglia! E anche tu sei la mia famiglia! Addio! Ma addio per tuo brontolone! Arrivederci, signor Fredi. Ancora tu. Zio, addio che mi anche a Natale, non si può. Addio, Margaret. Ho da fare, devo lavorare. Ho capito. Addio. Ancora due auguri, signor Fred. Buon... non ti vederci. Due penne, 20 scellini, 12 sterline, 10 penne, avanti. Oh, buon pomeriggio, signore. Il signore è molto vero. Sì, che ti dia. Guarda, signore, in questo periodo, magnifico periodo dell'anno, praticamente così che dice vorrebbe fare una donazione per la nostra associazione. Veda, io vengo dalla associazione che deve fare nulla. E vorremmo poter dare ai bambini del nostro sanatorio un gratuito per il giorno di Natale.
bimbi della riformatoria. Quindi, lei, gentile signora, è venuta a chiedere a me dei soldi per questi cari bambini della riformatoria. E se io questi soldi li benedessi, e benedessi anche i tanti. Ho detto, sarebbe magnifico. Poi sono sicura che anche con voi si può fare tanto. Sì, va bene, ma se io aiutassi questi bambini, voi loro avrebbero più bisogno del vostro aiuto. E voi rimarreste disoccupata, giusto? Quindi, non chiedetelo e lasciatemi in pace, ho tanto da fare. No, guardi, ti è tutto male, noi non chiediamo tanto. Vedete, è una piccola cosa. Poi in fondo, tante piccole cose insieme sono mandate. A capire male lei, io non ho le gocce né tantomeno l'aria da riempire. Quindi, se ti prendi a dire, quella è l'uscita. Guardi, questa è veramente sicurissima che l'abbia visto. Sono sicura che vuole voler capire per una mano dei vostri soldi. Me ne vado, addio. Arrivederci. Due fermi. Dieci cedrini. Sempre a perdere tempo questa gente. Non fa niente dalla mattina alla sera. Io il pane me lo sono guadagnato. E proprio non capisco voi, sempre a lamentarvi. Io i soldi li ho guadagnati. Mi sta sullo stomaco il lavoro. Vai, Greci, ma domani mattina devi essere... Mamma, signore, domani non va. Sta, non ti fa. Ah, quindi tu domani non stai a casa. Va bene, ma ti tratta per mezza giornata. Quant'è che ti pago? Lo scelico. No, signore, due scelini è mezzo bene. È vero, ti tieni un momento degli anni fa. Lo sei per questo. Adesso vai, vai! Dicono che non hanno lavoro e li lasciano.
Siamo un po'. Che è stata mascherata la rivoluzione. Ora sei tu,
ti vuoi salvare e innanzitutto mi devi seguire, così vedremo se riesci a capire che questo non va, se non cambierai, guarda che tremenda fine farai. Attento scusi, torna qui male che fai, attento scusi, se continui non ti salverai, attento scusi, torna indietro, buona ti cagherai, se probabilmente se si accorre il tempo, forse aspetto ma tu ti rialzerai. Capace di essere, ti dico cosa fare io. Allora non
mia, non c'è cosa che si condanna tanto severamente quanto la ricerca della ricchezza. Forse è proprio ora delle nuove venite, ma si è cambiato. Ho visto cadere ad una, tutte le tue nomi e strappio. Finché la parte dominante, quella dei guadagni, non capite veramente, non è forse vero. E anche se fosse? Anche se sono diventato più staccio, che vuol dire? Verso di te non sono cambiato. Il nostro vero reciproco, gli anni cadava, in sera a tempo, eravamo davvero poveri, soddisfatti di esserlo. Finché, il vero tutto qui, non fossi riuscito, non fossi riuscito col guadagno, a migliorare la nostra fortuna. Quando pensavo per invece, un altro uomo. Ero un ragazzo. Tu stesso nel tuo intimo, sai che non sei più quello che una volta. Sei cambiato, io sono rimasta la stessa. Quando eravamo davvero felici, eravamo davvero la stessa natura. Ora invece, se siamo due di solo di stessa, avrei abbiamo di significato, ma non fatto. O forse mi ha cercato la libertà? No, allora no, mai. E allora in che modo? Mi è costruito un dato, una natura cambiata, mi ha rimesso strano della tua vita. Ti dirà mi fai, se tutto questo non fosse mai esistito, se mi fosse messo con nulla da me, tu ora verresti a pensare, cercheresti di conquistare. No, vero? Come puoi dire questo? Beh. Perché in fondo lo pensi anche tu, Emilio, sei cambiato. Forse è tempo che ti dimentica la tua libertà, la vita. Bello, se da realtà non dire che è colpa mia. Sì, Emilio, è tutto fatto, quello sai.